Io sono stato sempre di sentimenti italiani e quando c'è stata la guerra, avevo neanche 18 anni, e quindi poi i tedeschi che sono venuti hanno fatto, diciamo, delle leve, hanno costretto quelli che non scappavano in bosco con i partigiani ad andare con loro. Io con i partigiani non volevo andarci, anche perché sapevo e ho creduto alla propaganda che veniva fatta nell'Italia settentrionale, che quelle terre erano destinate ad andare alla Jugoslavia. E io questo non volevo ammetterlo, per me personalmente. D'altra parte, anche i tedeschi per me erano degli stranieri. E quindi ho cercato di non andare con gli uni con gli altri. Sono andato con i tedeschi, ma poi ho cercato di andarmene via. Quando poi sono venuti giù i partigiani di Tito, subito dopo hanno fatto, oltre le altre cose che hanno fatto anche una leva. E in questa leva hanno preso gente che hanno mandato chi una parte, chi un'altra. A me hanno detto, guarda, tu devi andare a fare il militare. C'erano anche delle persone del posto che mi conoscevano. Cioè, non tanto che conoscevano me, perché io ero un ragazzo, ma conoscevano per esempio i miei genitori. C'era uno che poi, poverino, è finito anche male, perché lui era cominformista e quello che ha passato poi con i titini, pur essendo comunista, perché ha fatto tanti anni di galera. Io rispetto le idee degli altri. Però, allora io ho detto alla commissione di leva, guardate, avevo un certificato medico che mi aveva fatto un medico italiano, diceva questo è inabile. Non era vero, magari. Però, mi hanno detto, guarda, tu devi fare il servizio militare. Dico, no, ma perché? Dico, se sono ammalato, dice, no, ma a te il servizio militare farà bene. Dico, no, beh, non sono convinto. Dice, ma io non voglio andare a fare il servizio militare. Allora questa persona qui, che era del posto, anche altri erano del posto, si vede forse che ha preso un po' da scrupolo. Non so, mi ha detto, senti, guarda, io ti voglio parlare francamente. È bene che tu vada, perché se vai tutto si risolve. Se non vai a fare il servizio militare con le nostre forze armate, allora verrai poi preso, mandato magari in un campo di concentramento e lei sa cosa voleva dire andare in un campo di concentramento. No, quella volta non lo sapevo, me lo so ora. E poi ti sarà fatto un processo e se sarai colpevole pagherai. Ma tutto questo discorso, oggi come oggi, sappiamo a cosa avrebbe portato. Sarebbe stata la fine di centinaia, migliaia di altre persone. Io non volevo perché avevo la testa un po' dura, però per fortuna mio padre e anche un mio amico che era stato invece con i partigiani in bosco, mi dissero, ma no, cerca di andarci, guarda, è meglio così. E mi sono lasciato convincere. Sono andato allora a dare la risposta il giorno dopo, ho detto va bene, accetto. Dico, dove mi mandate? Dice, ma scegli tu, vuoi andare con l'esercito, con la marina? Marina, quella volta erano, mi pare, 3 anni. E dico, vabbè, e dico, di marina dove si va? A Pola. Io a Pola ero già stato in ospedale per farmi congedare dai tedeschi. Dico, va bene, vado di marina a Pola. E sono andato lì. E il giorno dopo che sono arrivato, ho marcato visita e sono andato all'ospedale, dove per fortuna conoscevo medici, i quali mi hanno detto, sì, ti facciamo l'esonero, eccetera, che però dovevo portare, come si dice, all'ammiragliato, al mio comando. E l'ho portato, per la verità, lì, tanto il comandante militare che il commissario politico, che non erano italiani, ma erano croati, uno mi pare era serbo, visto il certificato medico, senza discutere niente, mi hanno fatto l'esonero, mi hanno detto, soltanto ti devi presentare il tuo comando di piazza. Quando mi hanno detto questo, già le cose non mi suonavano bene perché ho detto vado di nuovo in pasta alle belve. E infatti sono andato lì e sono tornato a Rovigno e il giorno dopo ho dovuto presentarmi al comando. Però io in controluce ho letto quella lettera, cioè no, mi sono presentato al comando, sì. E lì mi hanno detto, ah, ti hanno mandato, sei già qui. Dice, vabbè, adesso fai. Da Tizio, che era il comandante dell'Osna, l'Osna era la polizia segreta jugoslava, e mi diedero una lettera da portare a questo signore qui. E questa lettera che io lessi in controluce, c'era, ricordo ancora le testuali parole, ti invio questo Schürzel Sergio, che è venuto da Pola come riformato, tu lo conosci meglio di me.
E con questa lettera non troppo consolante sono andato lì. Questo signore che stava a tavolino e sul tavolo aveva una rivoltella con la quale giocherellava come facevano i cowboy nel Texas, e mi fece un interrogatorio, dove ero stato, cosa avevo fatto, eccetera. Visto almeno in quel momento che non aveva niente, dice: va bene, puoi andare, vuol dire che chiederemo informazioni, poi casomai vedremo. E sono andato via, ho detto: beh, per questa volta me la sono cavata.